Ben ritrovati in questo nuovo approfondimento degli studi TV Sintesi. Campania da una settimana in zona rossa, ma tanto di questa emergenza Covid, di quella che viene definita la terza ondata. Aumentano i contagi, continuano ad aumentare purtroppo i decessi. Una campagna vaccinale farraginosa che fa fatica a partire con tutta la forza che ci si aspettava e soprattutto controlli sul territorio che non sempre sembrano adeguati. Ne parliamo questa mattina con il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, qui in studio con me, e il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascioni, in collegamento. E saluto e ringrazio entrambi per la partecipazione. Salute a voi. Un saluto a tutti. Grazie. Saluto sindaco. Salute. Sindaco Ascioni, iniziamo, facciamo un punto sulla situazione contagi a Torre Annunziata. Fra Torre del Greco e Torre Annunziata ci sono stati 6 morti solo nel weekend, almeno accertati. Cosa può dirci a riguardo? Ma al riguardo io dico che purtroppo ormai i numeri così alti, così numerosi di positivi, purtroppo soprattutto per quanto riguarda alcune fasce di età, sta portando anche ai decessi e credo che nei prossimi giorni ce ne saranno ancora altri, tanti altri, insomma. Ed è grave questa cosa perché purtroppo stiamo perdendo una generazione, come è avvenuto l'anno scorso per il Nord Italia, per Bergamo in particolare. La stessa cosa sta avvenendo anche qui dalle nostre parti. Non è una cosa purtroppo bella da vedere, e per questo motivo noi abbiamo richiamato i nostri concittadini ad essere prudenti, ad evitare di uscire per strada in questi giorni senza motivo e senza necessità. Basterebbe pensare a tutti questi nostri cari che purtroppo non ce la stanno facendo a superare questo virus, per far sì che, come dire, anche i comportamenti diventassero un po' più consoni a questo stato di cose. Cioè, non possiamo fregarcene di quello che sta avvenendo attorno a noi, non possiamo essere egoisti e quindi non rinunciare alla passeggiata, non rinunciare alla bella giornata di sole che come oggi, solo perché appunto pensiamo solo al nostro benessere. Dobbiamo avere quella capacità di compenetrarci anche in tutte le fasce di popolazione più deboli, che appunto sono gli anziani, sono le persone che hanno delle malattie croniche. Noi dobbiamo tutelare queste persone e lo dobbiamo fare e lo possiamo fare solo mettendo in campo un comportamento responsabile da parte di ognuno, ciascuno di noi. Sindaco Palomba, la situazione è drammatica anche a Torre del Greco, stando agli ultimi dati. Sì, gli ultimi dati nostri portano a 1.175 persone a casa, isolamento domiciliare, 68 ospedalizzati, e quello che diceva il sindaco Ascione, purtroppo i morti potrebbero salire ancora a 123 decessi, perché poi quello che fa timore sono gli ospedalizzati, molti dei quali sono persone che hanno già delle difficoltà loro, di loro malattie, subentra anche il Covid e quindi sappiamo tutto quello che praticamente poi avviene per questi pazienti che hanno già delle patologie. Noi come sindaci possiamo dire che ci sentiamo continuamente su tutta la realtà vesuviana, diciamo così, da Castellammare a San Giorgio, Pompei, Bosco Reale, Bosco Teccaso, Torre Annunziata, ci sentiamo in continuazione. Siamo in prima linea, lo sapete, non è che praticamente noi siamo lontani, siamo voi giornalistici chiamati in qualsiasi momento e noi siamo a vostra disposizione per darvi tutte le notizie possibili e immaginabili. Cerchiamo con le forze dell'ordine di coordinarci per quello che riusciamo a fare, perché poi abbiamo anche dei territori vastissimi con poca disponibilità di uomini. Ricordo che praticamente ogni amministrazione comunale, anche il sindaco Scione vi potrà dire, con la quota 100 negli ultimi 2 anni e mezzo, praticamente quel poco di personale che c'era a noi, ma anche alle forze dell'ordine, praticamente si è dimezzato. Si stanno portando avanti quelli che sono i concorsi, e quando prima noi a Torre, tra RIPAM e nuove assunzioni con il nuovo bilancio, dovremmo arrivare a 53 unità. Io spero massimo tra luglio e settembre di rimpiazzare almeno 53 nuove realtà a Torre del Greco.
Per il resto sono fatti, si avvengono quelli che sono i controlli che praticamente vengono fatti. Cioè, non è più come marzo-aprile dell'anno scorso, c'è più difficoltà, anche perché ci sono tante realtà economiche aperte. Io dico per un certo verso, meno male che sono aperte, perché qua il problema serio è oggi la gente ha veramente il problema, mentre inizialmente marzo-aprile non si capiva ancora qual era la serietà di questa malattia. E allora tutti stavano ben chiusi nelle case, stavano più un ordine, e oggi c'è il problema che non c'è ordine a livello economico, nel vero senso della parola. Vedete quante attività, ristoranti e tante altre cose chiuse, e tutto quello che gira attorno, palestre, attività sportive, ditemene 100.000, i parrucchieri, i barbieri, di tutto, di più. Cioè, voglio dire, c'è una grande difficoltà di persone che realmente oggi hanno una grande difficoltà proprio nella quotidianità, nell'andare a comprare quello che è il minimo indispensabile. Le risposte da parte delle amministrazioni noi le abbiamo date, quelle che abbiamo ricevuto da carattere nazionale le abbiamo date con i bandi che abbiamo posto in essere. A Natale noi abbiamo dato un ulteriore altro 100 euro alle famiglie. Però, dopodiché i comuni ben possono fare, anche se tutto viene scaricato alle amministrazioni comunali, ai sindaci, e quindi praticamente quello che si riesce a fare portiamo avanti. Più altro, penso che ci farai la domanda dei centri vaccinali. Che noi... Sindaco Ascione, invece a Torre Annunziata com'è la condizione dei cittadini, il grado di insofferenza che si ha a queste nuove chiusure? Ma sicuramente c'è insofferenza, perché come diceva Giovanni, in questo momento oltre all'emergenza sanitaria c'è un'emergenza socio-economica veramente grave. I nostri commercianti, diciamo i ristoratori e anche gli stessi titolari dei bar stanno soffrendo tantissimo, e spero che nei prossimi giorni, con questo ulteriore decreto sui ristori, ci possa essere qualcosa non solo per le categorie appunto imprenditoriali, ma anche e soprattutto per le famiglie che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, e tanti mi scrivono per sapere appunto se ci sono di nuovo i buoni alimentari. Quindi la situazione è veramente difficile, e gli unici interlocutori che in questo momento hanno queste persone siamo noi sindaci. Come dire, siamo il primo impatto con le istituzioni, e d'altronde, poi ritornando al fatto dei controlli, in questo momento anche a Torre Annunziata le forze dell'ordine stanno facendo anche i vaccini, quindi spesso e volentieri questa vaccinazione sta comportando anche dei giorni di febbre, quindi con dei sintomi che chiaramente impediscono pure agli stessi vigili, ai poliziotti, ai carabinieri di stare per strada, perché sono anch'essi presi da questi sintomi. Insomma, è un momento veramente molto delicato, e perciò prima facevo un appello alla responsabilità personale ed individuale di ognuno di noi. Quindi abbiamo chiuso per aspettare un momento più positivo, un momento positivo che è legato soprattutto al piano vaccinale. Sindaco, è partito il piano vaccinale a Torre del Greco, come sta procedendo e quali sono gli obiettivi da raggiungere? Noi abbiamo aperto il centro vaccinale sempre in collaborazione con l'ASL e i medici di famiglia, che ringraziamo per tutto il lavoro che stanno svolgendo. Sono praticamente oggi con il nono giorno, una media intorno ai 90-100 vaccini al giorno, dovremmo già stare sui 800-900 persone ultra-ottantenni che sono state vaccinate. In più, praticamente il centro da mercoledì è a disposizione delle forze dell'ordine, stanno venendo un po' da tante parti, e questa è l'unica possibilità che si ha per uscire quanto prima da questa che è l'emergenza del Covid. Ognuno di noi, ripeto, come a Torre del Greco, anche a Torre Annunziata c'è il centro vaccinale, attendiamo, qualcuno ci dice siamo all'ultimo miglio, e speriamo che quest'ultimo miglio lo percorriamo nel tempo quanto più breve possibile, perché poi alla fine, vedi, la popolazione ha come punto di riferimento adesso solo i sindaci, perché tutto quello che viene emanato di DPCM, normative a carattere nazionale e regionale, poi alla fine va scaricato tutto sulle amministrazioni comunali, e verso il sindaco si scarica tutto quello che praticamente, ed è giusto, attenzione, scaricate tutto quello che è più giusto fare da parte dei cittadini,
tante persone che hanno difficoltà cercano di contattarmi, io posso dire di avvicinarsi a quelli che sono i servizi sociali, perché l'unica persona che adesso si conosce, il contatto anche fisico, materialmente anche fisico, anche se non è possibile, ma comunque anche quello, è il sindaco. Certamente, primo ministro, ministri, sottosegretari, deputati, parlamentari, ne conoscono pochissimi o quasi nulla, e lui, le persone sono i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori, e noi siamo in prima linea. Sindaco Scioni, invece a Torre Annunziata come procede la campagna vaccinale? Ma a noi sta andando molto bene, premesso che abbiamo messo sia la palestra dello stadio del Giro per vaccinare il personale scolastico, e mi pare che hanno quasi completato, mercoledì dovrebbe essere l'ultimo giorno, ma poi è stato istituito un centro vaccinale permanente all'interno del vecchio ospedale al centro della città, e al momento mi sembra che hanno iniziato con 100 vaccinazioni al giorno, ma l'obiettivo è di arrivare almeno a 200 vaccinazioni al giorno. Da quello che ci dice il direttore generale, se si riescono nell'ambito dell'ASL Napoli 3 ad aprire 30 centri vaccinali e con 200 vaccini al giorno, noi riusciamo in 4 mesi a completare e a coprire tutta la popolazione della nostra ASL. Chiaramente vaccini permettendo, cioè se arrivano i vaccini, perché poi veramente, come diceva Giovanni, ringraziamo tutto il personale medico che ha dato la disponibilità a fare anche turni per quanto riguarda l'allestimento del centro vaccinale, perché c'è bisogno dei medici per l'anamnesi, c'è bisogno degli infermieri per l'inoculazione del vaccino, insomma veramente è una bella macchina che si è messa in moto e speriamo di poter velocemente completare questa vaccinazione. Sindaco, dell'ASL Napoli 3 Sud praticamente devono essere vaccinate 888.000 persone, quindi più centri vaccinali, come ha detto il sindaco Sciulli, si apriranno quanto prima, ma quello che sta avvenendo, e prima usciremo da questi, in 4 mesi dovremmo uscire dai vaccini, e quindi una libertà, almeno speriamo. 888.000 dobbiamo essere vaccinati. Sindaco, volevo chiederle proprio come può essere ampliato il piano vaccinale a Torre del Greco. Ma noi seguiamo quelle che sono le direttive dell'ASL, perché anche a Torre c'è dove praticamente si sono vaccinati docenti e non docenti, e anche qui penso che sono ormai pronti alla chiusura della vaccinazione. Dopodiché ci è stato chiesto la possibilità di una seconda sede, io già sto valutando una seconda sede nella zona da Sant'Antonio in poi, però dobbiamo sempre aspettare quelle che sono le direttive dell'ASL, anche in base poi alla quantità di vaccini che arrivano. Attenzione, noi ogni mattina mandiamo una macchina di vigili urbani con 2 vigili urbani a prelevare il vaccino dalla farmacia dell'ospedale di San Leonardo, dove c'è il punto, diciamo così, dove arrivano i vaccini. E anche questo è un ulteriore lavoro. I vigili urbani ogni mattina devono andare lì con una busta termica, con sotto un certo una certa temperatura, devono stare attenti, la temperatura deve essere bella precisa. Non è semplice. Sindaco Ascione, apprendiamo dai mezzi di stampa che lei comunque non ha potuto presiedere al Consiglio Comunale, alla riunione al Comune. Può tranquillizzare i cittadini? Sì, assolutamente sì, è sempre una questione di cautela e di precauzione. Ho dei piccoli sintomi influenzali, una mia collega giovedì è risultata positiva e io sono andato in banca, e quindi anche per questo motivo, per precauzione, mercoledì farò il tampone, e così se sarà negativo ritornerò di nuovo al mio lavoro, ma d'altronde il Consiglio Comunale si è svolto lo stesso. Certo, senza di me è venuto meno il numero legale sui debiti fuori bilancio, che sono i soliti scogli da superare sempre, ma credo che comunque l'amministrazione comunale può vantare di una squadra brava e competente, per cui si va avanti lo stesso anche se io sto a casa, non è quello il problema. In conclusione, sindaco Ascione, torniamo sempre sul piano vaccinale. Vogliamo tranquillizzare i tanti cittadini che, soprattutto dopo le ultime notizie, sono più scettici riguardo ai vaccini. Vogliamo fare un appello
Ma sì, assolutamente. Cioè, è chiaro, noi sindaci non siamo stati ancora inseriti nel piano vaccinale e chiaramente aspettiamo con la, come, così come ha fatto il Presidente della Repubblica, aspettiamo il nostro turno con tranquillità. Però se devo lanciare un messaggio, io lancio un messaggio affinché tutti i cittadini facciano la vaccinazione, perché qui non si tratta solo, ripeto, di mettere in campo una questione di salvaguardia della propria salute, ma della salute collettiva, perché credo pure che tutte le attività economiche e produttive potranno essere rilanciate solo nel momento in cui siamo tutti tranquilli che domani non andiamo a contagiare nessuno con i nostri comportamenti o con un eventuale, come dire, virus che abbiamo dentro al nostro organismo. Quindi la vaccinazione diventa necessaria per questo motivo. Non è obbligatoria, perché la nostra Costituzione non prevede gli obblighi in queste situazioni, però io credo che sia necessario vaccinarsi. E anche l'episodio di AstraZeneca, prima di leggere un nesso tra questi episodi che purtroppo ci sono stati e la vaccinazione, insomma, ce ne vuole, bisognerebbe fare una serie di approfondimenti anche di carattere scientifico. Quindi c'è stata cautela e precauzione anche da parte dell'AIFA, però piena fiducia anche in questi organismi che hanno verificato e stanno continuando a verificare l'efficacia di questi vaccini. Grazie. Sindaco, invece vogliamo tranquillizzare i torresi dopo quello che è stato un weekend nero. Allora, la prima cosa, voglio tranquillizzarmi io con Vincenzo Ascioni, il sindaco. Sì. Vincenzo, ti vedo con una voce tranquilla, quindi penso che il tampone è solo un fatto così tecnico che lo devi fare. Poi mi farai sapere immediatamente. Grazie, sì, sì. E questa è la cosa più importante, tra le tante cose importanti. E per quanto riguarda il vaccino, io penso, come tutti quanti noi, in sostanza stiamo vedendo un po' anche nelle altre parti del mondo, i vaccini vengono vaccinati, addirittura lo vogliono dare in America ai tassisti per poterti vaccinare, ovunque, nei pub in Inghilterra. Cioè il vaccino deve essere un po' come, non lo so, un'aspirina che si prende con una tranquillità. Perché altre soluzioni, c'è un antico detto cinese, se c'hai un'altra soluzione, dilla, ma se non ce l'hai, e questa è l'unica soluzione. Quindi ci dicono che questa è l'unica soluzione del vaccino. Possiamo dire di no, non esiste, non va proprio bene. Poi in milioni e milioni di vaccini, di persone che verranno vaccinate tutte, e purtroppo le probabilità, ci saranno anche uno 0,00 di probabilità, ce lo insegnano quelli che sono i logaritmi, e quindi non è che ci possiamo bloccare per lo 0,0001 che ci stanno bombardando e dire questa è l'unica soluzione per poter tornare alla normalità. Avverranno delle negatività sicuramente, io spero che delle negatività sarà lo 0,000 all'infinito, e questa è la nostra speranza per tutti quanti noi, ma noi dobbiamo uscire perché non c'è possibilità di andare avanti, e economicamente c'è una situazione veramente brutta per tante famiglie, per tanti italiani, per tanti cittadini delle nostre città, onestamente. E poi giornate di sole come le abbiamo, e stare praticamente chiusi in casa. Ieri mia figlia di 17 anni mi diceva: babà, ma io che devo fare? È una ragazza che va a scuola con amici e tutte queste cose, e sto vedendo che praticamente, mentre inizialmente capivano questi ragazzi, ecco, mi spiego anche perché molto spesso ci sono questi gruppi di ragazzini che troviamo, e guardate, non è facile per noi genitori, non è facile per nessuno di noi, perché sono ragazzi che noi si stanno privando di quella che è la vita. Noi la vita l'abbiamo vissuta, io ho 58 anni, quasi 59 anni, la vita l'ho vissuta, ma questi ragazzi no, purtroppo no. Allora, quando prima è possibile, dobbiamo tornare alla normalità, costi quel che costi, ma dobbiamo ritornare alla normalità. Io ringrazio entrambi. Quello che emerge è un ultimo miglio, ma un ultimo miglio faticosissimo, sia per un anno difficile sulle spalle, sia per i tanti dubbi e le tante paure che attanagliano la popolazione. Un miglio che può essere ultimo effettivamente soltanto nel rispetto del piano vaccinale e di quello che la scienza ci dà come ultima soluzione. Grazie per l'attenzione, io vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo approfondimento. Grazie a voi. Saluti a tutti. Saluti.